Buongiorno e bentrovati a questa edizione di Livigno Holiday News. Parte oggi la settimana dedicata a noi donne qui a Livigno, è la Women's Week, si tratta della seconda edizione di questo evento tutto al femminile che tinge di rosa la neve di Livigno. Siamo sulle piste e parte proprio da qui il programma delle women che scelgono di trascorrere questa settimana di vacanza a Livigno, ma ci sono tutti gli ingredienti che piacciono a noi donne per una settimana perfetta, dal benessere allo shopping di cui Livigno è ricchissima, all'enagastronomia, alle serate a tema per divertirsi fino a tarda notte. Andiamo a scoprire tutti i dettagli. È appena iniziata la Women's Week e tutte le donne che soggiorneranno nelle strutture convenzionate, quindi hotel e appartamenti partner, riceveranno la welcome bag subito al momento dell'arrivo. All'interno troveranno un gadget che gli sarà offerto dagli hotel e dagli appartamenti. Inoltre c'è il programma della settimana dove potranno vedere tutto quello alla quale possono partecipare, un blocchetto con i voucher che è importantissimo proprio per ricevere gli sconti e i servizi convenzionati. Assieme si trova anche una copia della rivista Io Donna dove si parla appunto di Livigno e della Women's Week. Un altro importante evento si terrà lunedì pomeriggio alle ore 18 presso la cantina dell'Hotel Bivio dove avremo una degustazione di vini valtellinesi in collaborazione con la redazione di Io Donna. A questo evento parteciperà una giornalista che in questa occasione presenterà il tema del vino abbinato alle più importanti attrici femminili del cinema internazionale. In questo weekend di esordio della Women's Week, Livigno ospita anche un altro evento molto interessante, si tratta del Revolution Raid, una gara multisport che comprende tutte le discipline che si possono fare sulla neve, dallo sci alpino allo snowboard al telemark e quest'anno come novità anche le ciaspole. E per le donne che decidono di partecipare a questa gara in team composti da tre elementi ci sono delle particolari agevolazioni. Le iscrizioni sul sito www.revolutionraid.com. È tutta dedicata ai bambini, invece un'iniziativa che si svolge a Livigno dal 3 al 9 di marzo per imparare a sciare anche da molto piccoli attraverso il gioco. Andiamo a scoprire meglio e con un maestro di sci quali sono tutti i dettagli dell'iniziativa. Sì, è un'iniziativa che abbiamo studiato quest'estate in collaborazione con altre scuole disparsa in tutta Italia dal 3 al 9 marzo, è una settimana proprio dedicata tutto al bambino, quindi anche sono cambiati un po' i corsi, invece delle 12 ore classiche abbiamo portato a 15 ore e il bambino comprende varie attività, si può divertire insieme al maestro di sci in vari corsi, da sciare, ci sarà il cinema, i gommoni, una serata, una fiaccolata dedicata solo ai bambini, in più l'ultimo giorno si farà una merenda e il pranzo in alta quota in un rifugio con i bambini. Siamo davanti al Kinder Club Lupigno, che è un posto dove anche i bambini più piccoli possono avere così il primo approccio con la neve. Quanto è importante la dimensione del gioco e quanto consente di avvicinare i bambini in più tenera età allo sci? Sì, c'è molta importanza, soprattutto nell'età dei 3-4 anni, dove abbiamo cominciato a fare un corso che si chiama Ski and Play, dove il bambino, il fine non è che diventi un campione, ma incomincia i primi passi sulla neve, quindi gioca sulla neve, ci saranno dei momenti con gli sci, dei momenti che il bambino inizia a giocare, a prendere contatto con la discesa, a camminare con gli sci, in modo che diventa un divertimento per il bambino e non diventa una fissazione sempre solo con i sci ai piedi e basta. Chi è Lupigno? Lupigno è una mascotte divertente che da 4-5 anni ormai accompagna Livigno.
accompagna la scuola sci centrale di Livigno esattamente. Viene da, eccola qua, la nostra mascotte, il lupo di Livigno, e accompagna, fa divertire i bambini qua al kinder, al parco, al kinder club e tutto, e ci accompagna sempre con noi. A Livigno è sempre festa anche con il carnevale livignasco, che quest'anno è in programma dal 9 al 16 febbraio. Si tratta di giornate in cui la maschera è d'obbligo per fare un po' tutto, per fare shopping, per andare a sciare e anche per andare a ballare. E il clou del carnevale livignasco è il trofeo delle contrade, in cui le quattro contrade di Livigno si sfidano per aggiudicarsi il titolo 2013. Si tratta di giochi sulla neve, ma fatti in maniera molto particolare, facendo rivivere le antiche tradizioni di Livigno, ovvero con gli sci vecchi, quelli di legno, gli scarponi di cuoio e l'abbigliamento di una volta, quindi quello tutto in lana con le gonne lunghe fino ai piedi per quanto riguarda le donne. E un altro appuntamento clou del carnevale sono le due sfilate, una a Trepalle il giorno 12 febbraio con i carri allegorici e una invece a Livigno in pieno centro il 10 febbraio con partenza alla 1:30 del pomeriggio. È tutto per questa edizione di Holiday News. Arrivederci da Livigno, Best European Resort, e un saluto particolare a tutte le donne che parteciperanno alla Women's Week.